ci troviamo a fare il lavoro delle altre forze di polizia che siamo ben contenti di fare, però con un inquadramento da impiegato comunale. Questo a questo punto ci comincia a stare un po' stretto. Ad intervenire all'indomani dell'aggressione subita da un collega della municipale di Arezzo in piazza della Badia è il segretario provinciale del SulPL, il sindacato unitario lavoratori polizia locale. Non si tratta infatti purtroppo di un episodio isolato. Lo stesso Frondaroli negli anni scorsi era stato suo malgrado protagonista di un'aggressione durante il servizio. Lo scorso ottobre poi, sempre in piazza della Badia, un ispettore della municipale era stato gettato a terra da un giovanissimo e aveva riportato ferite al volto. Adesso il sindacato torna così a chiedere le stesse tutele e l'equiparazione alle altre forze di polizia. Questo è un problema che viene un po' da lontano, quindi parliamo di una cosa a livello nazionale. Questa legge di riforma che ormai sono anni e anni che se ne riparla, però non si arriva mai al dunque. Sono ormai dall'86 che abbiamo una legge che ormai non ci rappresenta più, e tutte le varie componenti politiche che si sono succedute nei vari governi hanno promesso l'equiparazione alle altre forze di polizia, ma questo non avviene. Ma non solo, secondo il sindacato adesso è anche fondamentale una riflessione sull'equipaggiamento in dotazione alle polizie locali. Abbiamo già in dotazione le body cam, che stiamo adesso iniziando la fase sperimentale, quindi diciamo che rispetto agli anni passati, insomma, le cose si stanno muovendo. Servirà sicuramente un'implementazione, e poi abbiamo richiesto e ottenuto da questa amministrazione la possibilità di iniziare la sperimentazione del taser, che abbiamo già inserito nel nostro regolamento. Quindi adesso diciamo ci vorrà un po' la parte burocratica, insomma, di passare, diciamo, ai fatti, ecco. Però siamo fiduciosi che, insomma, piano piano si sblocca. È stato bloccato a livello ministeriale, quindi questa cosa ha rallentato un po' tutto, però, insomma, confido che a breve si possa sbloccare anche questa cosa.